Buongiorno amici, benvenuti a questa nuova puntata di Surfcasting Academy. Mare Grosso, un guidatore di eccellenza, Roberto Accardi, eccolo qua. Stiamo andando in un posto magnifico che è Baia del Mimose, Badesi, provincia di Sassari, forse la spiaggia più famosa in assoluto per quanto riguarda il surf. Quando il mare è troppo mosso e c'è troppa corrente bisogna essere molto determinati. In questo caso Badesi ci sta mandando via, perché se adesso c'è questa corrente e questo mare, con i piombi 175 che non rimangono in pesca, bisogna prendere la decisione di riarmare tutto, scappare e trovare una soluzione che ci permette di pescare. È quello che stiamo facendo, quindi ci vediamo fra poco in un'altra spiaggia. Abbiamo lasciato la spiaggia di Badesi, la spiaggia leggendaria, perché il mare ci impediva di poter pescare. Corrente troppo forte, rischio altissimo di alghe. Ci siamo spostati a ovest di Valle Doria, in un'altra spiaggia molto conosciuta dai pescatori sardi e non solo, che ha la caratteristica di essere un po' più protetta, di avere due banchi di roccia a sinistra e a destra e una profondità discreta tale da contenere questo vento che probabilmente alzerà il mare ulteriormente nelle prossime ore. Arrivati sulla spiaggia ci rendiamo conto che il vento è leggermente più obliquo, trasversale di quanto ci potessimo aspettare, per cui rende tutto quanto l'azione di pesca più complessa. Si lancia dritto, ma il filo chiaramente compie una pancia molto grande e fa una vela. Importantissimo in queste fasi di pesca avere dei diametri relativamente bassi o bassi, proprio per offrire il meno vela possibile, la minore resistenza possibile. Corrente ancora una volta molto forte, ma il rischio delle alghe scongiurato, perché abbiamo visto i banchi di alghe completamente fuori da questa zona in cui stiamo pescando. La disposizione che abbiamo scelto è molto semplice. Roberto Accardi, estrema destra, in una zona vicina alle rocce, perché è una zona propizia non soltanto per pesci tradizionali di fondo, ma anche per pesci di passo come possono essere occhiate, sugheri e quant'altro. Io in mezzo, Emiliano sulla sinistra, a sfruttare questo frangente che comunque è a una distanza tra i 70 e i 90 metri indicativamente. Dall'interno la corrente è ancora decisamente forte, ma con 175 grammi si riesce a stare piuttosto stabili in pesca, nonostante il vento stia incrementando.
L'esca principe in queste situazioni non può che essere la seppia. Attenzione, seppia fresca e non surgelata quando possibile. Alternativa il canolicchio, alternativa il bibi. Lasciamo perdere tutti gli anellidi perché in queste condizioni di mare decisamente rendono un pochino meno, a meno che non vogliamo provare qualche flottante per dei pesci di passo. Sta di fatto che dopo circa mezz'ora che eravamo in pesca, vediamo la canna all'estrema sinistra di Emiliano cominciare a dare segni di vita e il risultato è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nelle immagini perché si tratta di un pesce di quelli veramente significativi. D'altra parte siamo venuti in Sardegna per cercare questi saraghi e la Sardegna finalmente dopo tanto penare ci ha regalato questo pesce meraviglioso e lasciamo parlare le immagini. Questo è un sarago, questo è un bel pesce, eh? Che inizio, bravo Emi. Che dici? Mi stavo mangiando il panino, questo sì. Panellone condor. Questo è un bel sarago, là, vai. È bello sì. Vai, bello, continuiamo, sì. continuiamo. Grande Emi. E adesso andiamo a parlare sempre all'interno della gamma XPS T-Force dell'Ultra Strong FC403. Sappiamo perfettamente quanto è importante il fluorocarbon nella preparazione dei nostri finali. Sappiamo quanto sia fondamentale avere un accessorio in grado di resistere al massimo livello di abrasione determinata dai denti dei pesci e dagli agenti presenti sul fondale, sassi e quant'altro. È stato creato questo 403 che ha ulteriormente rinforzato il terzo strato, lo strato esterno, affinché la resistenza sia aumentata addirittura del 40%. Disponibile in vari diametri partendo dallo 0,10 fino ai diametri più alti, ovvero quelli destinati alla pesca in mare, quindi lo 0,50, quello che cambia in funzione del diametro è la confezione che è stata studiata affinché sia possibile estrarre il filo senza mai aprire il contenitore, queste guance molto comode. Ovviamente nei diametri più grandi avremo delle bobine leggermente più grosse, identificabile perfettamente attraverso dei dati chiarissimi, di facile lettura e di immediato utilizzo. E abbiamo fatto conoscenza con il 403 FC Ultra Strong. E pesciolino. Pesce, c'è pesce, c'è il pesce Roberto. Hai preso la spigola, hai preso, vai. Eh? Orata anche. No, vai, 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 che scusa. Bel pesce, bel pesce, vai. Bravo Robby. Spigola. Spigola, t'ho detto. Vai. Mannaggia. Guarda. Bel pesce. Quando si dice l'amo fa la differenza. Bel pesce. Oh, striscia di seppia. Ottimo, ottimo, ottimo. Dai. Vai, continua.
Nostro Saragotto! Abbiamo trovato il momento giusto, evidentemente. Saragotto appena appena preso. Questo era sulla seppia. Non sbaglia mai, avevamo finito di dire che la seppia è essenziale in queste fasi. E la seppia ci ha fatto un regalo. Mettiamo in acqua. È un momento piccola frenesia, diciamo così, perché sono entrati 4 pesci in pochi minuti, 3 saraghi di fatto, anche se 2 non grossi, la spigola di Roberto, siamo al culmine di bassa, 2 ore di niente e poi succede di tutto, bellissimo, quindi adesso bisogna stare sulle canne. Prendiamo un momento di pausa in questo momento di frenesia, abbiamo detto, andiamo a vedere come preparare la seppia e poi l'innesco del canolicchio. Diamo un'occhiata ai travi che stiamo utilizzando, per cominciare il filo, anzi il fluorocarbon, in questo caso XPS Ultra Strong FC403, abbiamo detto 40.3, 40 perché è il 40% più resistente alla abrasione, 3 perché è un accessorio strutturato su 3 diversi strati, una parte esterna, una parte centrale e un core. In funzione della parte esterna abbiamo anche la versione abrasion resistance, maggiormente resistente all'abrasione. Ora facciamo conoscenza però con la parte soft, braccioli corti li usiamo tranquillamente affiancati a questo modello di Hisashi, gli F31, che ho usato tantissime volte. In questo caso misura 8 o 6 per innescare un pezzettino di seppia. Adesso preparo il trave e poi inneschiamo la seppia in modo molto tradizionale. Personalmente per innescare la seppia ricorro a una mini brillatura per avere una struttura un pochino più rigida, anche in considerazione del fatto che i saraghi sono dotati di ottima dentatura. Ora è difficile vedere, ho fatto una brillatura lunga 1,5 cm, molto velocemente, non è propriamente una brillatura ma qualcosa che ci si avvicina. Vado a tagliare uno spezzone di filo piccolissimo affinché vi sia un ulteriore sostegno, e mi scuso per il colore delle mie dita, ma come potete immaginare si sta pescando con la seppia esattamente come utilizziamo sugli anellidi. La seppia la tagliamo in modo molto molto elementare, ognuno ha la sua tecnica di innesco. Personalmente mi piace avere un qualche cosa di estremamente aderente all'amo e al filo, quindi qualcosa che rimanga disteso. Taglio la seppia, la rifinisco per benino, dopodiché, ed è sempre una tecnica personale, utilizzo l'ago d'innesco. Quindi esattamente come faccio con gli anellidi o con il canolicchio. Adesso lo vado a rifinire ulteriormente perché ci sono delle zone che non mi soddisfano. Quindi utilizzando la servidora lo taglio per benino e gli do un profilo più o meno aerodinamico, più o meno. E dopodiché prendo il mio bracciolino, trasferisco la seppia con molta attenzione e vedete che questa piccola brillatura mi aiuta moltissimo perché praticamente evita lo scorrimento. Posso a questo punto direttamente usare il licra per dare 2 giri, ma innescato in questo modo non ce n'è bisogno. Adesso ferro perché probabilmente c'ho qualcosa attaccato alla canna. C'è, sì.
Questa accoppiata è la Supernova 4703, a significare 4,70 m in tre pezzi, unita al Lancer XDR. Unita al Lancer, l'ho caricato con un filo del 20. Eccolo qua il pesce sotto riva. E ora, sentendo che gli manca l'acqua sotto le pinne da un paio di testate, mi faccio aiutare, sì, è un bel pesce, mi faccio aiutare magari da Emiliano. Mi sembra un bellissimo sarago. Eccolo qua. Un altro, vai. La seppia. Un altro saragone. Un altro la seppia. Guardate, sta facendo erba, sta facendo. Sta mangiando erba. Stanno brucando, preso con la seppia. L'amo e lo shinken. Bellissima cattura, questi sono i saraghi per cui siamo venuti a pescare fino qua. E tutti i nostri sforzi vengono ripagati con questo. Per me potrei anche finire di pescare qua. Come assetto pesca in bobina ho utilizzato il Velvet Accurate Cast e il multicolore, cambia colore ogni 30 metri, dello 0,28, perché le condizioni erano molto difficili, vento forte diagonale, mare mosso e con delle discrete quantità di posidonia in giro. Come shock leader ho usato il conico, il tapper leader conico della Trabucco da 23 a 0,67, perché c'era da eseguire dei potenti ground a parabola bassa per cercare di bucare il vento. Allora, l'azione di pesca di questa giornata movimentata perché abbiamo fatto due spiagge, si è articolata su diverse fasi, nel senso la prima spiaggia ci ha impedito di pescare perché la corrente era troppo forte, quindi quando non tiene la piramide da 175-200 grammi è inutile stare lì a insistere. Abbiamo cercato una soluzione più appartata, più ridossata, e questa spiaggia qui è stata la soluzione adatta. Eravamo in tre in pesca, quindi ognuno di noi ha occupato un settore davanti a lui diverso, proprio per cercare tutti e tre messi assieme di risolvere positivamente come catture. Quindi io per esempio mi sono messo molto più vicino agli scogli e ho potuto lavorare grazie alla conformazione che avevo davanti a me, con dei braccioli un pochettino più lunghi, braccioli da 70 cm. Come esche avevamo rigorosamente canolicchio e seppia, perché con un mare così, avessimo avuto un'anguilla, avremmo messo anche l'anguilla, ma canolicchio e seppia hanno fatto da regina. Spigola! Wow! Spigola bellissima, sì. Presa bene, sempre a seppia, hai visto? Pesce magnifico. Andiamo adesso a vedere un nodo di congiunzione tra la lenza madre, una girella e un moschettone. Quindi faremo conoscenza con il Palomar, il nodo Palomar, conosciutissimo. Creiamo un loop con il nostro filo, lo andiamo a inserire nell'occhiello della girella, amo un moschettone che sia. Ci troviamo in questa situazione. A questo punto si tratterà di fare un semplicissimo nodo, avendo l'accortezza di lasciare molto ampio il loop, all'interno del quale inseriremo il nostro piccolo accessorio di metallo, il nostro occhiello, per poi andare gradualmente a chiudere il nodo. Il nodo è un nodo della tenuta rinomata. Andiamo a togliere la parte in eccesso
e abbiamo effettuato il palomar. Credo che la nostra giornata di pesca sia quasi al termine, perché si vede il banco enorme di alghe che sta passando davanti alla zona di frangenza, quindi fra un pochino si cominceranno ad accumulare le alghe e noi potremo smontare e andarcene a casa. Comunque è stata una sessione positiva, perché abbiamo preso dei pesci molto belli, quelli che ci aspettiamo quando veniamo a pescare in Sardegna. Canolicchio, esca madre in queste sessioni di pesca. Abbiamo dei canolicchi bellissimi, sono vivi, sono piuttosto grossi, sono atlantici, non sono nostrani, ma vanno bene assolutamente lo stesso. Vediamo per i meno esperti come possiamo innescarlo. Eccolo qua, guardate che esca stupenda. Adesso mi aiuto con un coltellino, ne taglio un pezzo in modo abbastanza netto. E ho il mio innesco già praticamente pronto. Ovviamente mi appoggio ad un ago da innesco. E poi vi sono due soluzioni differenti. La prima soluzione è quella di irrobustire direttamente con il licra, con il filo elastico, sull'ago e poi trasferirlo sull'amo. La seconda soluzione è quella di trasferirlo sull'amo e poi passare il licra. Io opto per questa seconda soluzione. Visto che siamo in una zona con la presenza di sarghi piuttosto grossi, io abbandonerei per una volta l'utilizzo dei classici ami Aberdeen per andare sugli Schinken. Questo tipo di disegno a becco d'aquila particolarmente robusto, in questo caso una misura 2, che è abbastanza sottodimensionata, è il modello 50188. Adesso lo leggo e, come abbiamo visto in altri inneschi, lo lego mantenendo un minimo di brillatura sul nodo e vediamo passo passo quello che faccio. Abbiamo deciso di costruire una base di appoggio solida come per la seppia, considerando la dentatura dei saraghi che sono in queste zone. Quindi uno 0,28 con una forma di brillatura, chiaramente è solo una forma di brillatura, che andiamo a bloccare con un semplice nodo. Mi serve semplicemente una zona ulteriore di appoggio per allungare il gambo dell'amo. Una roba di pochissimo, in modo che il canolicchio venga frenato nel suo scorrere e non scivoli. Adesso passiamo all'innesco del canolicchio. Cominciamo a trasferire chiaramente il canolicchio e vediamo che una gran parte andrà a appoggiarsi sulla parte che abbiamo brillato. Dopodiché avvicino il canolicchio, il nostro innesco, all'ago e comincio ad effettuare qualche giro di licra, semplicemente per rinforzarlo. Non c'è bisogno di farne troppi, serve semplicemente per dare un po' di resistenza ulteriore al nostro innesco. Dopodiché lo doppio, un nodo di chiusura, molto veloce, tolgo, sfilo l'ago e l'innesco può essere semplicemente aggiustato. Quello che conta è che è circa a metà canolicchio vi è la protuberanza data dal raddoppio del filo che frena questo trascinamento e questo innesco è assolutamente pronto per fare il suo lavoro. Allora amici, come avevamo purtroppo previsto, le alghe hanno avuto il sopravvento. È stata una giornata molto impegnativa, siamo partiti da Baia delle Mimose, Badesi, dove abbiamo deciso di non rimanere perché il mare ce lo impediva, siamo venuti in questa spiaggia meravigliosa che ci ha regalato dei bellissimi pesci. È arrivato il momento quindi di dirci arrivederci. Grazie Roberto Accardi, il nostro GT, grazie Emiliano Tenerelli, un altro super campione del Team Trabucco. Ci vediamo alla prossima puntata di Surfcasting Academy. Ciao! Ciao. Ciao.